Buonasera, siamo con Coach Piroleca, al termine coach di una vera e propria impresa, una grande partita difensiva, una grande vittoria. Espugnare insomma il campo di Udine non era sicuramente facile, bravissima la tua squadra a farlo. È vero, siamo stati bravi, non i primi 5 minuti dove siamo entrati soft e ho dovuto punire subito qualcuno perché hanno lasciato qualche rimbalzo facile oppure qualche taglia fuori non fatto e avevo detto americano vale l'italiano fuori dopo un errore così dovevamo far capire che noi ci siamo stasera a livello di energia la prima cosa poi sulla parte tattica e sono molto contento perché ho dei ragazzi speciali e dà gusto lavorare ma dà gusto quando gli chiedi qualcosa ti vengono a abbracciare anche per chiedere un consiglio per cosa dobbiamo andare a fare cioè, c'è un feeling importante in questi casi si crea un'unione di intenti che è molto importante tra di noi e se notate basta non fare la partita della vita per portare a casa il risultato perché stiamo cominciando a difendere molto bene tenendo gli altri sui 70 punti hai sempre più possibilità. Con un Udine che regala due giocatori, tra Penna e soprattutto Fabi, che per loro è molto importante nella rotazione di Ale Ramagli. E noi dobbiamo pensare alla nostra strada, abbiamo messo altri 2 punti per la salvezza. E devo ringraziare tutti quelli che un giorno lavorativo di Ferrara vengono a seguirci, facendo sacrifici e chilometri. Fortunatamente gli stiamo dando anche qualche soddisfazione. Li ringrazio tutti uno per uno, ma devo ringraziare il mio presidente che non mi lascia mai solo, nel senso tutto quello che io apro bocca lui è pronto a realizzare per la squadra e questi ragazzi li teniamo bene, li stiamo viziando, ma il giusto, quando è da mettere il bastone, cioè, no? Lo sanno che da parte mia arriva anche il bastone. Tutto qua, insomma, siamo soddisfatti, andiamo da qui con 2 punti, però c'è poco da festeggiare, sono 3 ore, da domani si torna a pensare a un altro match molto difficile perché Forlì è una delle squadre più strutturate con 12 elementi veri e con loro sarà tutta un'altra storia, sarà molto difficile. Un ultimo mese, coach, di una crescita esponenziale della tua squadra, insomma, sicuramente. Di solito noi lo programmiamo così, volevamo iniziare forte perché per salvarsi devi iniziare forte. C'è un momento di calo, quando dopo 3 mesi e con infortuni degli americani abbiamo avuto quel momentino un po' down, però ragazzi, cioè, con questi ragazzi si lavora molto bene, ti dico la verità, mi sento fortunato. Io e John, bravi che li abbiamo scelti da luglio, e ci stanno dando delle soddisfazioni enormi. Io questa vittoria la dedico a loro, ai miei ragazzi. Spiro, ho vinto una partita brutta con tanti errori, però anche qui grande Non sono d'accordo, controllo. le partite sono queste. Ieri ha giocato Cesca e Real Madrid, puoi dire quanto ti pare brutta. Il basket è questo. Se si gioca mettendo le mani addosso. Ma brutta perché ho segnato poco, nel senso che. No, ma io non faccio il circo, io devo fare, non devo fare, se no vado a fare il campionato cinese 140 a 120, questa è la pallacanestro, ci sono errori in mezzo, anche qualcosa di appoggi, però non sono d'accordo con te assolutamente. E questa è una partita che si gioca così fuori casa, la bellezza conta poco, conta solo la solidità, conta a portare i vantaggi a posto, qualche volta non lo metti, qualche volta lo metti, è questo che conta. No, se mi lasciavi finire ti dico comunque Ah, niente. scusa. Parliamo di Forlì, altro avversario molto molto solido, secondo te quale può essere la chiave per affrontarli, Loro diciamo, di quello? squadra, loro sono lunghi in tutti i ruoli, loro non hanno americani stella, però possono fare una partita stella e hanno Giachetti che è in una forma spettacolare. E poi c'è la rotazione troppo lunga, Dandoia, Auxilia, Benvenuti, loro con noi hanno fatto 104 punti all'andata e noi non possiamo dimenticare, hanno tirato 60% da 3 e ci hanno fatto male, nonostante noi abbiamo fatto 90, torno alla tua domanda di prima, essere belli delle volte non è che ti aiuta a portare il risultato sempre, perché siamo stati un po' belli, soprattutto all'inizio a Forlì ricordo 20 a 4, una roba del genere, invece non eravamo solidi in difesa. La solidità difensiva ti fa stare tranquilli. La strada è quella, prima lo capiamo e prima ci salviamo. Auspichi, coach, per chiudere un MF Palace domenica pieno come mai è stato, insomma, domenica una partita ad altissima classifica, ci sarà insomma un ambiente bellissimo, ecco. Io Auspichi un po' di sport, lo esatto. spero, noi la gente è già di più, però
perché quando sono arrivato io a gennaio erano 1.300, 1.400, siamo già sui 2.000 sopra e già un entusiasmo c'è. Noi stiamo lavorando per questo, speriamo di trasmettere emozioni, i miei ragazzi sono lì a far vedere sia in difesa che in attacco, che in attacco lo passiamo a tutti, chi lo prende, che è più libero lo prende, non siamo egoisti, dagli americani agli italiani, in difesa ci stiamo lavorando, ci stiamo aiutando tanto, tenendo le squadre anche forti a 70 punti, e per il momento è questo, però certo che la gente, io spero che domenica diventa una bolgia, perché abbiamo bisogno di mettere pressione su Forlì.